Amici, ho avuto un'idea incredibile! Stamattina, mentre camminavo fuori respirando la freschissima aria del mattino, mi è venuta una grande idea per questa sera. Che cosa succede stasera? Io stasera avrei uno di quegli aperitivi prima di Natale che si fanno con gli amici, no, per farsi gli auguri. Però mi sono detto, la serata va un attimo svoltata perché gli aperitivi se ne fanno tanti. Cosa possiamo dare in più questo Natale per far sì che non venga dimenticato? Beh, ecco che allora ho pensato di fare una caccia al tesoro. O meglio, una caccia al tesoro di Natale. Sì, lo so che probabilmente non è questa idea geniale, ne avranno già fatte milioni, però io voglio che questa sia una sorpresa per i miei amici. Cioè, si trova lì, bere una roba e gli dico, beh ragazzi, sapete che c'è? C'è solo un regalo. Però questo regalo va cercato e va trovato. Ma qual è questo regalo? Qual è il tesoro? Una confezione di cicerchie. Che minchia sono le cicerchie? Le cicerchie sono il legume più antico del mondo. Vi devo spiegare perché questo potrebbe essere un tesoro per i miei amici. Vuoi spiegare perché le cicerchie sono importanti, rappresentano un tesoro per i nostri amici? Allora, quest'estate zio Giuliano andò al paese, mi portò un pacco. Un pacco da giù di cicerchie. Il problema delle cicerchie è che la cottura è molto lunga, quindi ho deciso di farle tutte insieme. Solamente che, come tutti i legumi, la cicerchia, da piccolina che è, diventa un po' più voluminosa. Molto più voluminosa. Quindi in totale confezionai circa 15 sacchetti di cicerchie. Quindi ci siamo trovati sommersi da tonnellate di cicerchie. Il frigo era pieno, il freezer era pieno. Io ovviamente cercavo di sbolognarle a chiunque. Quindi questa cosa qui è diventata un meme con i miei amici. E questa è l'ultima confezione congelata. Vedete, sono cotte ma congelate. È rimasta nel nostro freezer. Sono proprio curioso di vedere quando scopriranno della caccia al tesoro e quando troveranno il tesoro. Adesso devo pensare a una caccia al tesoro. Una caccia al tesoro che ovviamente si svolgerà qui, nel centro di Padova. Siccome ho pochissimo tempo, mi avvarrò dell'aiuto di ChatGPT. Dobbiamo organizzare una caccia al tesoro nel centro di Padova. Il tesoro è una porzione di cicerchie. Aiutami a scrivere gli indizi. Questa è proprio una di quelle idee che se non realizzi subito, poi domani mattina sembrava già stupida. Quindi avanti tutta. Ok, ora devo praticamente creare il pacchettino. Allora, potrei usare quella scatoletta lì. Il posto perfetto per le cicerchie. Guardate come fittano perfettamente. Mamma mia, che spettacolo! Voilà! Dai! Bello, figa, dai, ci sta! Poteva essere molto peggio, visti i miei standard di solito. Ebbene amici, ora non ci resta che uscire e piazzare il regalo. Poco è stato mollato, regà, e vediamo quanto ci metteranno a trovarlo. Eccoci amici, allora è tutto pronto, ovviamente non porterò la fotocamera stasera perché sennò mi sgamano in 2 secondi, però sarà figo, spero che non mi mandano a fanculo. Ma voi che piani avete per stasera? Perché io avrei una sorpresa per voi. Siccome sono diventato una persona responsabile, mesi fa ho visto una roba figa in un negozio e l'ho preso. Vedete, questo me lo gioco come Secret Santa perché poteva andare bene per tutti. Ok. Però qui vedo 3 coppie, ok? Come faccio a scegliere a chi darlo questa sera? Ho detto, perché non sono loro a sceglierlo tramite una sfida? Oddio! Una sfida! Il regalo c'è, non ce l'ho qui con me. Io l'ho messo in un posto qui a Padova, in centro. Stava a dire che questa sarà una, ditelo voi. Caccia al tesoro. Una caccia al tesoro, sì, ma Error 404. Guardate chi perderà sicuramente se ci sono dei giochi di logica. Allora, voi come vi chiamate? Le sbrillocche. Voi? Noi siamo i Gossip Bomba. I Gossip Bomba. Blair. E tu, Chief? Per Nicole? No, dillo, dica! Il
grattacapelli. Ok, perfetto. Allora, adesso vi manderò il primo indizio sul gruppo. Ovviamente cercate di non ragionare a voce alta, perché magari gli altri non ci arrivano veloci come voi. E gli altri mi mandate privatamente un selfie se pensate di essere arrivati sul posto giusto, e vi lascio l'altro indizio. Sono 4 indizi, al quinto c'è il tesoro. Pensi di vincere? No, io non vinco mai. Però possiamo far rallentare gli altri comunque. Sì, infatti questo sarà il mio obiettivo. Passa ma non si muove. Indizio: cercate il segreto sospeso tra l'alba e il crepuscolo. Attenzione, gas in bomba sulla destra. Attenzione. Il primo indizio è: passa ma non si muove. Che cos'è che passa ma non si muove? Ovviamente il tempo. E qui a Padova il simbolo del tempo è ovviamente dato da la torre dell'orologio. Che cosa avete pensato, Anna? Allora, passa ma non si muove il tempo. Ok. E sarà sotto la torre dell'orologio la statua. E passa ma non scorre l'orologio. Primo indizio troppo facile, ci sono arrivati praticamente tutti. Benvenuti a Pechino Express! Il secondo indizio si chiama L'ultimo canto. Cercate il luogo dove le parole si sono trasformate in silenzio. Ed è proprio qui, a Piazza della Frutta, in questo ceppo dedicato a Enrico Berlinguer, quando morì nel giugno dell'84, stroncato da un ictus durante il suo comizio. Secondo indizio andato, questo è un po' più difficile perché non tutti conoscono la storia di quella pietra lì di Berlinguer, che è un po' nascosta così, un po' anonima. Questo c'è, è enorme, illuminato, voglio dire. Volevo farli un po' rilassare all'inizio. Attenzione! Che succede? Oh! Ma è incredibile, siete stati velocissimi! Come l'avete... come ci siete arrivati? Ragazzi, i Gossip Bomba e le sbrillocche hanno preso una cantonata pazzesca su questo indizio. Mentre invece i grattacapelle sono arrivati decisi, quindi hanno un vantaggio fantastico. Padova è conosciuta come la città dei tre senza: il santo senza nome, che si riferisce a Sant'Antonio, il prato senza erba, che si riferisce al prato della valle, e il caffè senza porte, che si riferisce a questo caffè, il caffè Petrocchi. Solo in uno di questi posti, ovvero qui, ci sono due leoni all'ingresso. L'indizio infatti si trova nella culla dei leoni. Il caffè Petrocchi si chiama caffè senza porte perché una volta qui, in questa saletta, chiamata Saletta Verde, tutti potevano entrare, anche i meno abbienti, anche i poveracci, senza dover ordinare per forza qualcosa. Nessun cameriere che li tediava, ok? Da qui infatti il modo di dire: restare al verde. Eccoli! Super vantaggio, in super vantaggio. Adesso vi do l'ultimo indizio. Volti che nascondono storie. In questo regno di identità sfuggenti, cercate il luogo dove una maschera nasconde verità profonde. Dove la maschera c'era una profonda verità. Easy, al teatro. Questa l'ho fatta facile perché vorrei andare anche a letto una certa. Ed è proprio qui, sotto queste colonne, che troveranno l'ultimo indizio per arrivare finalmente al tesoro, all'ultima porzione di Cicerchie. Un po' di defiance, le coppie hanno recuperato, ci sono ancora i grattacappelli in vantaggio. Ma sull'indizio del teatro, attenzione, sono in difficoltà. Qui potrebbe esserci una remontata. Incredibile, ragazzi, sono al teatro, non è ancora arrivato nessuno. I grattacappelle hanno perso circa un quarto d'ora di vantaggio. Secondo me sono più o meno tutti coordinati per arrivare qua insieme circa. Signori, complimenti! Adesso manca l'ultimo indizio. Già, avete perso un po' di tempo, però siete ancora... O forse sono già arrivati altri, chi lo sa. Amici, siete ad un passo del tesoro. Che sarà dal tesoro. Che ovviamente poteva essere custodito solo dalle mani di un santo. Ma attenzione, questo santo ha un nome. Un nome che gli è stato rubato da Babbo Natale. Ritrovate il nome del santo e troverete il tesoro. Allora raga, ovviamente il santo a cui Babbo Natale ha rubato il nome è San Nicolò, almeno da queste parti. Quindi il tesoro non poteva che non essere nella basilica, nella chiesa di San Nicolò. Poi ovviamente non è che l'ho messo dentro la chiesa, l'ho nascosto in alto, qui da qualche parte. Non ci guarda? No, come ho fatto a metterlo là sopra? Cioè, perché sono alto, però. Però potrebbe essere una buona tecnica, perché dice dove può averlo nascosto in modo che la gente non lo veda. Amici, ormai tutte le coppie sono a San Nicolò e tutti stanno cercando il tesoro. Credo che ormai sia questione di minuti. Riesco a farlo uscire. Non c'è vivo. Io sono Bravi, un applauso. Bravi. Hai vinto, Anna. Vedi che
già che Blair vincono ancora, sempre. Siete pronti? Sì. È sicuramente un pacco di cicerchie. Secondo me sono delle cicerchie, sì. È una tazza? Chi sei? No, raga, sono davvero tantissime. È l'ultima porzione di cicerchie avanzate in freezer. Complimenti, Anna! Complimenti, Anna! Complimenti! Complimenti! Rimetti tutto dentro la scatola del... Rimetti tutto nella scatola dell'obiettivo, rimetti tutto qui dentro. Complimenti, ragazzi, un applauso, bravi! Bravi a Gossip Bomba. Faticare e correre e offendermi è servito a qualcosa. Sa che Blair Waldorf vince sempre. Abbiamo detto ridendo, sono di cicerchie. Effettivamente. Sei stata contenta però che le abbia sbolognate un po' alla fine? O le avresti mangiate tutte? Volevi mangiarle tutte? Un po'. Le mangiate tutte, però forse ero un po' contenta.